Cominciamo con la preparazione della base della torta. Qui abbiamo lo zucchero, mettiamo le 3 uova e iniziamo a mescolare bene il tutto, ad amalgamare bene il zucchero con le uova. Io uso una frusta a mano, voi potete usare tranquillamente la frusta elettrica. Una volta fatto sciogliere bene bene lo zucchero, aggiungiamo l'olio, continuando ad amalgamare, a mescolare bene, il latte, adesso possiamo andare ad aggiungere la farina. Un po' per volta, per evitare i grumi, aggiungo sempre un po' per volta la farina. Ok, fino ad aggiungerla tutta. Ok, infine andiamo ad aggiungere il nostro cacao amaro. Una bustina di lievito. Amalgamiamo bene il tutto. E poi vado a spezzettarci all'interno dei pezzettini di Kinder Bueno, ma non molti, qualcuno. E amalgamiamo bene il tutto. Avete visto, ne ho messi pochi. Una volta ottenuto questo bel impasto liscio ed omogeneo, possiamo trasferirlo in una tortiera. Io sto usando questa tortiera che è quella che si usa di solito per fare le crostate. Una volta livellato bene il tutto, possiamo andare ad infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. Per farcire ci serviranno una confezione di panna, della crema spalmabile alle nocciole e dei Kinder Bueno. Andiamo a farcire la torta. Ok, la prima cosa che andremo a fare è sminuzzare i nostri Kinder Bueno. Una volta sminuzzati bene i nostri Kinder Bueno, possiamo andare a montare la panna e a sciogliere a bagnomaria la crema di Una volta pronta nocciole. la nostra panna, andrò a dividerla in due ciotole diverse. Ok, e la restante la metterò qui, una ciotola più grande. Ok, una volta sciolta anche la nostra cioccolata, possiamo aggiungerla alla panna. Sia nella prima ciotola che nella seconda ciotola metterò la cioccolata. Ok, e amalgamiamo bene. Ok, e aggiungere ancora un po'. Deve assumere un colore che va sul marroncino, vedete? Ok, questa è pronta. Vado a preparare anche l'altra. Amalgamiamo bene tutto. Aggiungo ancora un po' di crema alle nocciole. E poi vado ad aggiungere anche i pezzettini di Kinder Bueno. E amalgamiamo bene il tutto.
Una volta pronta la mia torta, l'ho lasciata raffreddare e adesso andiamo a dividerla. Una volta divisa in due la nostra torta, possiamo andare a farcire con la crema, quella che ho preparato, con i pezzettini di Kinder Bueno all'interno. Una volta farcita, possiamo andare a ricoprire con la parte superiore. Una volta ricoperta, possiamo andare a farcire, a guarnire con l'altra cremina. E andiamo a ricoprire bene tutta la nostra torta. Ok, una volta ricoperta con la nostra cremina, vado a versare su la crema di nocciole. Con l'aiuto di un bastoncino vado a tirare un po' il cioccolato verso l'esterno, dal centro verso l'esterno. Ok, e adesso possiamo andare a guarnire a nostro piacimento. Io metterò dei pezzettini di Kinder Bueno, questo qui piccolino, su ogni spicchio del sole. Ed eccola qui, la mia torta al Kinder Bueno è pronta per essere gustata. Io la lascerò in frigo per almeno una mezz'oretta, dopodiché sarà pronta. Ragazzi, è una ricetta molto molto semplice, non è difficile, vi assicuro. Provatela e poi fatemi sapere se vi è piaciuta scrivendomi tutto nei commentini oppure taggandomi in Instagram. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!